Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stato il protagonista dell'incontro seminariale dal titolo «Dov'è la vittoria? Significati sociali e culturali di un trionfo sportivo», svoltosi nell'Aula Magna dell'Università di Teramo. L'evento è stato organizzato all'interno del Master in Comunicazione e Politiche per lo Sport. Con il presidente Gravina è arrivata anche la Coppa conquistata dalla nazionale italiana a Wembley. L'Università di Teramo ospita questo evento eccezionale, ospita il presidente Gravina, ospita la Coppa per una giornata in cui si rifletterà sul significato sociale, sul significato anche culturale della vittoria. Penso che possa essere un qualcosa che dal campo sportivo si possa estendere in generale a tutti i settori sociali del nostro paese. Una gioia immensa rivedere alcuni fotogrammi nella mia mente, nel mio cuore, di bellissimi momenti della mia vita vissuti qui a Teramo all'interno di questa splendida università, ma soprattutto con l'orgoglio di aver condiviso con alcuni personaggi, alcuni protagonisti di questa università illuminati. Mi riferisco in modo particolare a Luciano Russi, con il quale abbiamo condiviso dei progetti, delle iniziative straordinarie che ancora oggi lasciano tantissime scie di professionalità costruite all'interno di questa università che oggi operano nel mondo dello sport. Su Pescara e Teramo qualcosa da aggiungere? Ho seguito, è un momento di grande difficoltà, soprattutto nel calcio professionistico di base. Lo sta verificando, lo sta pagando sulla propria pelle anche una città importante come Pescara. Teramo è in fibrillazione da diversi anni e tutto il calcio professionistico di base che è in fibrillazione. Sappiamo che ci sono delle criticità, questo è inutile negarlo. Poi si parla del nostro settore economico come se fosse l'unica eccezione che vive di rischi di default o rischi di soggetti che possono anche vivere momenti di difficoltà. È tutto il settore dell'economia del nostro paese che vive queste tensioni. Certo, il calcio fa più rumore, è quello che dà possibilità a tanti soggetti di apparire in maniera diversa.